Radio Radicale, ci occupiamo nostro malgrado ancora una volta del referendum sulla cannabis, perché come sapete, il governo qualche giorno fa con un decreto aveva allungato i tempi per la raccolta delle firme e questo aveva consentito, di portare a termine, questa iniziativa e consegnare le firme in Cassazione. Lo aveva fatto con un decreto, il decreto è arrivato qua. E qualcuno ha pensato bene con un emendamento di togliere la parte che aveva introdotto il governo per consentire il fine raccolta firme per il referendum sulla cannabis. Ieri sono stati votati questi emendamenti, com'è andata? L'emendamento è stato sconfitto con perdita, nel senso che la Lega se l'è votato insieme a Fratelli d'Italia, Forza Italia non ha partecipato alla votazione, tutto il resto ha votato contro. Ma facciamo un attimo qualche passo indietro per capire. Noi abbiamo avuto una prima proroga chiesta anche dalla Lega per quelli che avevano presentato i quesiti fino a un certo punto, fino a fine giugno. Hanno chiesto di poter consegnare fino a fine ottobre invece che a fine settembre. Per il referendum sulla giustizia. Per la nostra giustizia, causa Covid. Ovviamente di fronte al fatto che il Covid rallenta evidentemente le cose, si è aperto allo speed e si è data anche la possibilità di arrivare a fine ottobre. Benissimo, tutti d'accordo. Poi cosa è successo? Che c'era il problema di chi aveva presentato dopo i quesiti, dal 1 luglio in poi. Paradossalmente, senza un intervento del governo, sarebbe finita che chi presentava il quesito dopo il 1 luglio avrebbe dovuto consegnare per il 30 settembre. Cioè chi arrivava dopo doveva consegnare prima e questo non aveva molto senso. Per cui anche a causa del fatto che c'è una norma che dice che i comuni devono dare l'iscrizione ai certificati elettorali entro 48 ore, non erano in grado di farlo, i promotori del referendum cannabis hanno segnalato che avevano già le firme, hanno segnalato che c'era questo intoppo dovuto alla pubblica amministrazione, il governo per evitare accuse di illegittimità, di far parti uguali tra disuguali, ha messo a tutti la data del 31 ottobre. Questa era una cosa piuttosto doverosa in termini di correttezza costituzionale. Fra l'altro, quando il governo ha fatto questo, non si sapeva chi era in grado di raccogliere o no, perché c'erano per esempio in ballo dei gruppi antisistema che avevano presentato dei quesiti contro il Green Pass. Quindi non è che era solo per la cannabis, c'era la caccia, c'erano questi Green Pass e quindi era fatto per tutti. Poi materialmente quelli del Green Pass non ce l'hanno fatta, quelli della caccia sembra che ce l'abbiano fatta, ora poi vedremo, però era una norma di ragionevolezza. La Lega, dopo aver i ministri non avevano votato in Consiglio dei Ministri, ha fatto un emendamento soppressivo insieme a Fratelli d'Italia e ha cercato di trascinarsi Forza Italia in un voto su un emendamento soppressivo che era un emendamento al di là della cosa di merito, cioè del fatto che avrebbe creato una situazione poco gestibile, perché quando decade una norma o un decreto decade ex tunc. Quindi se fosse passato l'emendamento, se passasse in aula, tutte le firme finirebbero al mascio e il referendum non sarebbe valido, colpendo i diritti dei cittadini. Però al di là di questo profilo importantissimo, su cui immagino gli ascoltatori Radio Radicale siano particolarmente sensibili, è grave anche il fatto che c'è una norma chiave di un decreto votato dal Consiglio dei Ministri, viene smentito da forza di maggioranza. Cioè, non è una maggioranza a porte girevoli in cui a seconda del tema ci si sta oppure no. Questo è il problema politico che sorge. Allora, se fosse passato l'emendamento, che cosa sarebbe successo? Allora, la Cassazione ha dato il via libera al quesito referendario. Allora, cosa No, avrebbe dovuto... quello A quel no, punto, no, ancora non ha ancora dato l'aveva quello. dato. Quindi, che cosa avrebbe comportato in questa fase di Ecco, no. Ora transizione? diciamo, non sappiamo bene quando la Cassazione darà il via libera, però Ok. allora diciamo, ci potevano essere due scenari. La Cassazione dice arriva prima della legge di conversione del decreto e dice i referendum vanno bene. Poi però arriva la legge di conversione del decreto e scomparso il fondamento e chiunque può fare un ricorso in qualsiasi sede e dire ma voi avete ammesso un referendum che non ha più fondamento e quindi Quindi questo solo su ricorso. sì, no, altrimenti poteva esserci uno scenario 2, cioè arriva prima in gazzetta ufficiale la legge di conversione e dopo la Cassazione. A quel punto la Cassazione probabilmente avrebbe detto questo referendum non esiste perché mi è uscita una legge di conversione in cui la norma originaria non c'è più, non ha fondamento. A quel punto però i promotori avrebbero potuto replicare facendo conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte Costituzionale dicendo sì, ma attenzione, qui c'è un problema di legittimità costituzionale perché gli altri hanno potuto consegnare fino al 31 ottobre e noi no. E quindi probabilmente la Corte Costituzionale avrebbe dato ragione ai promotori a prescindere dalle sorti del decreto.
Allora, quindi non ci sarebbero stati effetti fino a che il decreto non sarebbe stato pubblicato? Sì, fino alla pubblicazione della legge di conversione, quello sarebbe stato il momento dello scandalo. Oh, il via libera della Cassazione avrebbe complicato le cose? Cosa avrebbe dovuto fare poi la Cassazione dopo aver dato il via libera? Oppure la Cassazione aspettava che il decreto arrivasse in Gazzetta Ufficiale? Ecco, il problema è che secondo me la Cassazione con tutta probabilità arriva dopo la pubblicazione, perché in ogni caso la Cassazione deve fare un controllo sulle firme. Fare un controllo sulle firme, è vero che loro lo fanno a campione, però un po' di settimane ci vogliono. Quindi secondo me arriverà prima la legge di conversione in Gazzetta. Quindi sarebbe capitato lo scenario che dicevo, l'ultimo che dicevo, cioè arriva la legge, mi è scomparsa la norma del Consiglio dei Ministri, la Cassazione dice ma questi hanno consegnato il 31 ottobre, ma la norma che consente il 31 ottobre per questi qui che hanno depositato questo dopo non c'è, quindi il referendum non esiste. In Senato va in prima commissione? In Senato va in prima commissione, dovrebbe andare in prima commissione, sì. Pensa che l'agguato verrà ripetuto lì? Non so, però siccome in ogni caso il punto è questo, Forza Italia non ha voluto smentire i propri ministri, non li ha difesi fino in fondo perché avrebbe dovuto votare contro l'emendamento. Però lei, come lei sa, però ogni ramo del Parlamento, cioè a parte il governo, ma ogni ramo del Parlamento rappresenta... Però obiettivamente mi sembra un po' difficile che avendo i ministri di Forza Italia ha votato il decreto del Consiglio dei Ministri, avendo qui loro non partecipato al voto, mi sembrerebbe che un al Senato, certo, che cambiassero posizione, anche perché a quel punto poi mettono in difficoltà il governo, perché il decreto dovrebbe ritornare un'altra volta di qua, di partire la navetta non mi sembra probabile obiettivamente. Avete temuto qualcosa oppure eravate sicuri che ce l'avrebbe? No, abbiamo temuto perché c'è stato un pressing molto forte della Lega su Forza Italia per sconfessare i ministri di Forza Italia, cioè era un'operazione anche politica, diciamo, di OPA, di Salvini su Forza Italia. Insomma, un brutto episodio. Sì, perché ripeto, il problema è, primo, sono state fatte regole per tutti, chiunque, perché la data di presentazione del quesito non ha mai avuto rilievo nella legge sul referendum, mai. Si presentava quando si voleva nell'arco dei mesi previsti e poi tutti consegnavano entro una certa data. Quindi il decreto del governo ha ripristinato condizioni di uguaglianza per tutti che potevano consegnare fino al 31 ottobre. Questo è il punto chiave. E poi dopo emerge questa idea che io sono la maggioranza quando mi conviene, altrimenti mi sfilo, tento dei blitz, voto con altri, metto in minoranza il governo. Però questo, cioè, quando si sta nella maggioranza, si sta nella maggioranza sapendo che ci sono dei punti di equilibrio, a volte più favorevoli a se stessi, a volte più contrari, certo, però si sta nella maggioranza. Bene. Senta, io la ringrazio. Adesso va a pranzo? Sì, ma subito dopo dobbiamo chiudere il provvedimento. Va a pranzo con Giorgetti? No, non vado a pranzo con Giorgetti, non viene mai quella camera. Però subito dopo abbiamo il question time in commissione 1 e mezzo, poi abbiamo la commissione sui 4 emendamenti ancora non risolti sull'articolo 1 sulle questioni di Trojan e poi abbiamo la affari costituzionali con la bilancio per il testo Pella sui comuni che va anche quello in aula lunedì. Il terzo mandato, no? Il terzo mandato fino a 5.000 abitanti. Finora certo, è fino a 3.000 e lì lo consente fino a 5.000. Bene, io la ringrazio, grazie a Stefano Ceccanti del Partito Democratico. Prego.